Andrà tutto bene, puntata numero 116. Oggi è martedì 21 aprile 2020 e sono le 17:43. Gioacchino Onorati e Filomena Pietrantonio. Buon pomeriggio, Filomena. Buon pomeriggio a voi e un saluto dall'Ospedale dei Castelli. Io sono il direttore della medicina interna dell'Ospedale dei Castelli. Attualmente siamo medicina Covid. Dicevamo con i vari amici che siamo sempre un po' in prima linea perché ci piace essere all'interno di quello che succede e quindi vogliamo dare il nostro contributo. Ospedale dei Castelli, quindi siamo nella Regione Lazio, perché siamo visti in tutta Italia, quindi siamo nella Regione Lazio e in particolare in quale zona? Come dice la parola stessa, della zona dei Castelli, quindi una zona molto bella e che si è dotata da circa un anno, quindi abbiamo da poco fatto il nostro primo compleanno, di un ospedale nuovo che mira ad essere molto a contatto con la popolazione e di dare anche delle soluzioni il più possibile all'avanguardia e tecnologiche. E anche in questa emergenza Covid abbiamo voluto essere accanto alle persone e in mezzo all'emergenza per dare il massimo supporto. L'Ospedale dei Castelli fa parte della ASL Roma 6, il cui direttore generale è Narciso Mostarda. Esatto, che è stato, diciamo, la persona che ha fortemente voluto questo ospedale e siamo effettivamente, diciamo, lavoriamo in un clima di squadra che è molto positivo. Il tuo reparto, non è un reparto di infettivologia, ovviamente, quello che tu dirigi normalmente. No, noi siamo un ospedale, un reparto di medicina interna, però come è successo in gran parte dell'Italia, i reparti di medicina interna si sono convertiti alla emergenza Covid, diventando dei veri e propri, primi presidi per la lotta all'infezione e quindi diventando in effetti dei reparti di infettivologia. Noi abbiamo insieme con il professor Andreoni di Tor Vergata e anche con l'Istituto Lo Spallanzani abbiamo fatto dei corsi di diciamo approfondimento per essere pronti a gestire al meglio e con molta preparazione questa emergenza. Quindi ci siamo rimessi a studiare e abbiamo applicato le buone pratiche al meglio. Allora ricordiamo anche ai nostri telespettatori che il professor Massimo Andreoni è stato proprio intervistato da me il 7 aprile 2020, puntata numero 56. Siamo un grande gruppo, perché ho visto anche l'intervista che invece hai fatto a Saggio, che è un altro amico con il quale stiamo collaborando anche su un progetto di cui lui stesso ha parlato e di cui parleremo anche oggi con te. Quindi diciamo che cerchiamo di creare delle reti e secondo me le reti sono fondamentali perché la sanità vada al meglio. Ecco, allora visto che hai introdotto il tema di Giovanni Saggio, Giovanni Saggio è uno scienziato che lavora all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, al Dipartimento di Ingegneria Elettronica e già da molto tempo ha costruito uno strumento che riconosce le patologie dalla voce. Esatto. Allora sì, infatti noi diciamo stiamo cercando, io sto cercando di costruire in questa medicina interna dell'Ospedale dei Castelli una serie di attività diciamo di tecnologie che utilizzano tecnologia avanzata ma semplice nell'applicazione. Quindi noi stiamo lavorando in telemedicina ormai da diverso tempo, fin dalla nostra apertura e stiamo facendo due progetti, sia uno all'interno dell'ospedale sia un altro di integrazione ospedale-territorio. E che peraltro è stato molto brillantemente, diciamo, oggetto di un servizio che voi avete realizzato, che io ancora utilizzo per spiegare che cosa facciamo, perché è stato fatto benissimo. E continuiamo, stiamo lavorando con tanti pazienti, sia in ospedale che sul territorio, utilizzando dei semplici device per gestire le loro patologie al meglio. E diciamo, in questa attività ho conosciuto, grazie a te, Giovanni Saggio, e ci siamo subito trovati in sintonia. E in questa fase in cui c'è questo studio delle patologie attraverso la voce, ci è sembrato molto interessante unire insieme i nostri intenti, cioè quello di studiare un po' i processi e trovare delle soluzioni nuove. E quindi stiamo collaborando in un progetto che è stato approvato dal Comitato Etico in tempi record, devo dire, quindi veramente un grazie anche al Comitato Etico Roma 2 che è veramente sempre, sempre disponibilissimo nei nostri confronti. E
E abbiamo iniziato un programma di studio che riguarda lo studio della voce nei pazienti Covid positivi, che viene fatto concomitantemente poi allo studio della voce in pazienti che invece sono negativi, per riuscire a trovare dei caratteri distintivi con l'intelligenza artificiale che possano permettere di riconoscere, per esempio a livello anche di call center, no? Il paziente che potrebbe essere verosimilmente positivo, quindi indirizzarlo poi verso dei percorsi di tipo diagnostico, di tipo preventivo. Devo dire che la risposta dei nostri pazienti è stata molto, molto rapida. Sono stati molto collaborativi e il gruppo di lavoro del professor Saggio si è meravigliato di quanto noi abbiamo risposto rapidamente, ma è questa la nostra caratteristica all'ospedale dei Castelli, che noi ci dicono le cose e noi le facciamo subito. E quindi questo insomma è uno dei progetti che sono in corso. Noi tra l'altro abbiamo in corso anche appunto questi due progetti di telemedicina che peraltro intendiamo estendere poi nella fase successiva della seconda famosa fase 2 del Covid o fase 3, cioè quando ci sarà da controllare a distanza i pazienti, magari sul territorio, vorremmo estendere anche il nostro sistema. E poi siamo entrati anche nello studio TOCOVID-19, della sperimentazione di nuovi farmaci nei pazienti con infezione da Covid. Quindi devo dire che anche se a neonata, la nostra medicina Covid si è già abbastanza attivata per entrare proprio in maniera molto anche, direi, sia tecnologicamente avanzata, ma sia proprio dal punto di vista della ricerca, per entrare a collaborare con tutti i maggiori nomi a livello nazionale, nella lotta contro il Covid. Filomena, al momento attuale quante persone sono ricoverate da voi e con quali sintomi? Allora, attualmente noi abbiamo 27 posti letto e sono tutti quanti occupati. Abbiamo tra l'altro proprio oggi aperto anche un RSA per pazienti Covid positivi, dove noi trasferiremo e anche le altre strutture trasferiranno i pazienti meno gravi. E i pazienti, noi abbiamo una vasta gamma di pazienti. La maggior parte, come sappiamo, sono pazienti anziani con varie patologie, molti vengono da case di riposo, da RSA, ma abbiamo anche dei giovani. Abbiamo dei giovani, alcuni anche, abbiamo avuto dei giovanissimi, 17-18 anni, abbiamo dei giovani trentenni, degli operatori sanitari, è appena uscito oggi un infermiere che è stato ricoverato da noi, abbiamo delle donne giovani, quindi diciamo che il nostro parterre, diciamo, i nostri pazienti sono veramente di vario genere, di varie età, e i sintomi possono essere da lievissimi, con l'attività però del tampone, a dei sintomi invece gravi che richiedono sia l'uso del casco sia l'intubazione vera e propria, che comunque diciamo anche in questo noi abbiamo organizzato un sistema veramente molto molto efficace, perché abbiamo all'interno chiaramente una terapia intensiva Covid. Abbiamo un rapporto di collaborazione ottimo con gli anestesisti, per cui immediatamente noi osserviamo con molta attenzione i pazienti, appena ci sono i segni che indicano la necessità di intubazione, li intubiamo immediatamente e li trasferiamo in terapia intensiva. Quindi devo dire che il sistema sta funzionando molto bene e soprattutto la cosa impressionante per me è che sta funzionando molto bene in un posto che non era predisposto per questo. Quindi l'ospedale dei Castelli, secondo me, si è dimostrato anche una struttura molto agile nel modificare le proprie caratteristiche in maniera tale da essere adeguata anche a situazioni imprevedibili di emergenza. Quindi, ancora una volta, secondo me, è un'ottima prova che stiamo attraversando. D'altra parte, noi, essendo nati da poco, siamo abituati ad adattarci anche a situazioni diverse. La risposta dei medici e degli infermieri quindi è stata eccezionale. Io direi eccezionale, veramente io posso dire che queste cose le stiamo facendo perché ho un'equipe veramente notevole, i medici e gli infermieri non si risparmiano assolutamente, sia per quanto riguarda l'attività lavorativa, sia per quanto riguarda anche la disponibilità nei confronti dei pazienti e dei parenti che chiaramente vivono grosse difficoltà perché non possono vedere i loro cari, c'è difficoltà di comunicazione, anzi stiamo cercando appunto anche con questo discorso del telefono di mantenere dei contatti il più possibile continuativi. Devo dire che è bellissima anche l'integrazione con gli altri specialisti,
perché abbiamo creato veramente un team interdisciplinare. Io nel mio team ho pneumologi, cardiologi e internisti e collaboriamo strettamente sia con i chirurghi, con gli ortopedici, con gli altri cardiologi. Col pronto soccorso c'è un'intesa ottima, quindi devo dire che il Covid ha tirato fuori anche forse il meglio di noi, perché veramente ha tirato fuori questo spirito di collaborazione senza il quale secondo me un'emergenza non si può affrontare. C'è molta paura nel trattare questi pazienti? La paura Allora, di essere sì, infettati, contagiati. contagiati, sì. Allora, la paura c'è ed è una delle caratteristiche. Io direi che sono due caratteristiche che mi hanno colpito di questa epidemia, no? Che la più grande, diciamo, emergenza che il nostro sistema sanitario si è trovato ad affrontare negli ultimi anni. Allora, una è diciamo, quella, io la chiamo la metamorfosi, cioè questa epidemia ha delle caratteristiche mutevoli in ogni momento, cioè sia per quanto riguarda le caratteristiche cliniche che per quanto riguarda le caratteristiche logistiche e organizzative. E questo chiaramente impatta tantissimo sulle persone perché non sai che cosa può succedere. Quindi l'altro aspetto è un po' quello del terrore, che è un po' la paura di morire. Paura di morire che poi tutto sommato, secondo me, il personale sanitario è forse un po' più abituato a gestire. Però in questo caso, secondo me, la cosa strana è che siccome appunto è imprevedibile, cioè mentre non so come dire l'ebola, beh lo sai, io tocco uno con l'ebola, prendo l'ebola, è molto facile che possa morire. Qui è una specie di terno all'otto, cioè mi contagio, mi può non succedere niente, posso. Quindi in realtà la paura aumenta paradossalmente, è più alta per una cosa che non sai che cosa ti può succedere piuttosto che per una patologia gravissima, se tu ci fai caso, no? C'è un terrore che non è giustificato alla entità della malattia, perché di fatto poi la mortalità è bassa alla fine, soprattutto per le persone che sono sane, no? Ma in realtà c'è questo terrore che tutto sommato è sintomatico forse del fatto che non siamo proprio preparati ad affrontare la malattia e la morte, cioè in qualche modo la neghiamo. E io devo dire che fin dall'inizio, siccome io invece su questi temi ci ragiono da tempo, e io poi tu sai, io sono una grande ottimista, però sul tema della morte ci ho sempre ragionato perché è il mio lavoro, e devo dire che su questo mi sono trovata invece molto più serena di altri, no? Cioè nel senso che mi trovo un po' per ruolo, un po' perché qualcuno deve rimanere calmo, paradossalmente anche essendo un'iperattiva in questa situazione io sono la più calma di tutti, cioè trovo sempre cerco di placare gli animi, e devo dire che è un ruolo che mi sta piacendo. Molto di più che agitarli. Oltretutto, vederti così tranquilla, così sorridente, vero, dispone l'animo bene, perché abbiamo visto scene strazianti, bruttissime, il che non significa ovviamente che non c'è grande preoccupazione in tutti i sanitari, però c'è anche una capacità, come dire, di governarla e di guardare con ottimismo. Esatto, secondo me, diciamo, innanzitutto le parole chiave sono innanzitutto la preparazione. Devo dire che questa noi l'abbiamo fatta e la stiamo continuando a fare, cioè sapere che cosa devi affrontare, soprattutto in qualche cosa che cambia continuamente, aggiornarsi continuamente. Noi ci confrontiamo continuamente. Io oggi ho parlato a lungo con Andreoni di alcuni casi, cioè noi siamo veramente sempre attivi, cioè ci scambiamo continuamente le linee guida, le nuove cose. Quindi, diciamo, c'è un lato, diciamo, più conosci, no? Più la paura un po' si riduce. Luce. O comunque sai che cosa devi affrontare. E la seconda cosa è che ne parlavamo anche oggi, noi facciamo briefing continui, siamo sempre in contatto tutti, diciamo, sia in reparto con i colleghi, sia con tutta la parte dirigenziale, con gli altri dirigenti, eccetera. E adesso la consapevolezza è anche questa. Non è che dico una cosa nuova, che stiamo entrando in una seconda fase, no? Che quindi c'è un calo. Quindi in questo caso, secondo me, anche diciamo giustificato quello che chiamo un cauto ottimismo, che non significa perdere il controllo, che non significa, diciamo, secondo me la vita dopo questa emergenza sarà differente, ne sono consapevole, anche un po' tristemente consapevole, però secondo me si può essere, diciamo, ottimisti essendo anche cauti e attenti, cioè si possono mettere insieme le due cose. E secondo me rimanere ottimisti è sempre la chiave per poter vivere bene la propria vita, perché secondo me un'altra delle cose che ci ha insegnato questa emergenza è che la vita va vissuta proprio profondamente sempre, no? Che non,
non è il caso di rimandare nulla, perché non sai poi che cosa può succedere, no? Quindi, però sì. secondo me siamo ragionevolmente in una fase che ci può dare modo di sviluppare meglio alcune cose, che ci può dare un po' di tranquillità, e soprattutto, ecco, ci siamo organizzati bene. Noi nel Lazio abbiamo avuto la fortuna di avere il tempo di preparare le cose e si sono visti i risultati. Devo dire, io sono orgogliosa di far parte di questo sistema sanitario perché la risposta è stata data bene, con professionalità, con attenzione, con una grossa presenza, costante e continua di tutti. A chi avesse i sintomi del Covid-19, che consiglio daresti? Allora, intanto i sintomi sono molto vaghi, come voi sapete. Sì. Io ho visto moltissime persone preoccupate per diciamo, una semplice e comune sintomi influenzali che poi alla fine non erano collegati. Allora, è chiaro, esiste il numero verde a cui assolutamente bisogna, diciamo, rivolgersi perché ci sono persone qualificate che danno le informazioni corrette. La prima cosa da fare sicuramente è, diciamo, fare un'osservazione dei sintomi e vedere se l'evoluzione è un'evoluzione benigna, come nella maggior parte dei casi di sindromi influenzali, tranquillamente, diciamo, seguire le indicazioni del numero verde. In alternativa ci si può incominciare a domandare qualcosa o a preoccuparsi quando i sintomi invece sono ingravescenti. In quel caso, seguendo le indicazioni, poi si può eventualmente procedere a degli esami ulteriori, ma sempre seguendo le indicazioni o del proprio medico o del numero verde, cioè non facendo cose autonomamente, perché poi alla fine in realtà l'epidemia abbiamo visto che si gestisce con delle strategie di tipo comunitario ed è quello fondamentale. Non è la cosa fondamentale è che vengano gestite da persone competenti e che si te tengono conto della salute di tutti. Comunque, non recarsi da soli in ospedale, questo è chiaro, al pronto soccorso. No, Ecco, anche questo perché, diciamolo diciamo, bene allora. certo, no, diciamo, recarsi da soli in pronto soccorso non ha senso, a meno che non abbia dei sintomi gravi, che chiaramente, come sempre, diciamo, noi abbiamo sempre dato come indicazione che uno si reca al pronto soccorso quando si rende conto che c'è un sintomo grave, una grave dispnea, dei sintomi che in un'emergenza reale, altrimenti la maggior parte delle volte sono dei sintomi gestibili al domicilio o comunque valutabili a domicilio e poi eventualmente ci si reca su indicazione di personale proprio medico di fiducia. Il pronto soccorso è riservato alle situazioni di emergenza, ricordiamocelo sempre, cioè non è la risposta a un mio dubbio. Noi lo diciamo sempre, l'abbiamo sempre detto in qualsiasi momento dell'anno, in qualsiasi momento, cioè il pronto soccorso risponde a delle emergenze, non al fatto che il mio medico non mi risponde, che io sono preoccupato, ecco, tutte queste cose qua le dobbiamo, soprattutto in un momento di emergenza, ma sempre dobbiamo ricordarci che le nostre preoccupazioni non si risolvono in pronto soccorso, si risolvono consultando il medico di fiducia oppure in questo caso, se sono relative al Covid, il numero verde. Oppure chiamare la tua ambulanza se proprio non si può fare a meno di recarsi al pronto soccorso, anziché recarsi Certo. con mezzi propri. Certo, anche perché poi appunto è una situazione in cui si rischia, tra l'altro io nello specifico ho avuto un'urgenza, cioè mia mamma si è rotta il femore, avevo molte, l'ho dovuta portare per forza, chiaramente aveva una frattura, l'ho dovuta portare, ma vi assicuro che ero molto più preoccupata non tanto del suo femore, ma del fatto che stesse in un posto dove potevano arrivare altre persone positive e lei non essendo positiva poteva diventare tale. Quindi andare in pronto soccorso solo per reali emergenze, questo è fondamentale perché altrimenti rischiamo di non solo di intasare il pronto soccorso, ma anche di prenderci l'infezione perché magari c'è qualcuno che l'infezione ce l'ha. Quindi è molto importante un uso razionale delle nostre risorse. Devo dire però, guarda, che Gioacchino, che in questo periodo le persone si sono dimostrate molto, molto educate. Molto razionali perché gli accessi in pronto soccorso si sono ridotti, sono venute veramente solo le persone che stavano male, forse troppo, forse addirittura troppo poche, secondo le nostre valutazioni, però ecco, questo è un po' il messaggio che vorremmo dare noi, cioè utilizzare con razionalità tutto quello che noi mettiamo a disposizione come Servizio Sanitario Nazionale. Questo è il punto, è un momento di crescita, secondo me, anche della popolazione. Cioè noi ci siamo. Tu lo sai, ci siamo sempre, e ci piace lavorare, facciamo questo lavoro perché ci piace
però vorremmo, ecco, vorremmo crescere insieme con i nostri pazienti per fargli capire che noi ci siamo, ma ci siamo e dobbiamo essere interpellati quando serve. Altrimenti ci sono altri modi per essere seguiti. Io sto sviluppando la telemedicina proprio per questo, perché io vorrei evitare tanti viaggi inutili tra casa e ospedale e vorrei seguire il più possibile i miei pazienti in maniera molto costante per qualsiasi cosa che gli possa servire, ma a distanza quando è possibile farlo. Quindi l'idea non è quella di abbandonare nessuno, anzi al contrario, noi vorremmo seguirli il più costantemente possibili, ma venire in ospedale solo quando serve. D'accordo Filomena, io ti ringrazio e spero che tornerai presto da noi anche per darci ulteriori notizie utili per comprendere meglio se abbiamo questa patologia e che cosa dobbiamo fare anche per scongiurare queste ipotesi, cioè a quali analisi dobbiamo ricorrere per sapere se siamo o no affetti. Ma questo lo faremo in una prossima puntata, se Perfetto, sarai d'accordo. assolutamente sì, e mi fa sempre molto piacere fare queste conversazioni con voi, anche perché fate un'informazione che secondo me è molto mirata, è molto professionale, quindi sono veramente contenta di collaborare con voi. Grazie Filomena, grazie. Grazie a voi.